Vi è però un settore essenziale per la crescita e quindi per tutte le trasformazioni che ho appena indicato, dove la visione di lungo periodo deve sposarsi con l'azione immediata, l'istruzione e più in generale l'investimento nei giovani. Questo è sempre stato vero, ma la situazione presente rende imperativo e urgente un massiccio investimento di intelligenza e di risorse finanziarie in questo settore. La partecipazione alla società del futuro richiederà ai giovani di oggi ancor più grandi capacità di discernimento e di adattamento. Se guardiamo alle culture e alle nazioni che meglio hanno gestito l'incertezza e la necessità del cambiamento, hanno tutte assegnato all'educazione il ruolo fondamentale nel preparare i giovani a gestire il cambiamento e l'incertezza nei loro percorsi di vita con saggezza e anche con indipendenza di giudizio. Ma c'è anche una ragione morale che deve spingerci a questa scelta ora e a farlo bene. Il debito creato con la pandemia è senza precedenti e dovrà essere ripagato principalmente da coloro che sono oggi giovani. È nostro dovere far sì che abbiano tutti gli strumenti per farlo, pur vivendo in società migliori delle nostre. Per anni, una forma di egoismo collettivo ha indotto i governi a distrarre capacità umane e altre risorse in favore di obiettivi con più certo e immediato ritorno politico. Ciò non è più accettabile oggi. Privare un giovane del futuro è una delle forme più gravi di diseguaglianza. Grazie. Grazie.